Ben ritrovati, riapriamo il nostro mondo amaranto dopo la pausa del campionato. L'Arezzo Calcio Femminile che si è ripresentata con un perentorio 7-0 in trasferta. Domenica prossima, in caso di vittoria, ci sarà la matematica certezza del passaggio nella Serie B a girone unico nazionale, quindi il salto nel calcio femminile che conta, quindi potrebbe già scattare la grande festa domenica prossima. Parleremo di calcio giovanile dell'Arezzo, in attesa ovviamente che la situazione societaria vada come tutti ci attendiamo. Nel frattempo c'è l'Under 17 nazionale che domenica si gioca il passaggio ai playoff e per questo giocherà allo Stadio delle Fonti di Monte San Savino contro la San Benedettese. Allora andiamo a ritrovare innanzitutto il vicepresidente dell'Arezzo Calcio Femminile Massimo Tucci, buonasera e bentornato. La presidente Chiara Tavanti, buonasera. Quindi stasera schieriamo proprio il top della società insieme all'allenatore più presente, con più presenze in questa trasmissione, Beppe Forasassi. Buonasera. Che allena l'Under 17 dell'Arezzo. Abbiamo Leonessi Sussi e Tralci, questa sera in rappresentanza della squadra dell'Under 17. C'è poi il nostro Riccardo Buffetti, la voce delle telecronache dell'Arezzo femminile, e proprio su di te poi vedremo la recensione, i consigli di un grande telecronista, giornalista sportivo, Massimo Caputi, che proprio ha visionato una tua telecronaca, lo fa ogni settimana nella sua pagina Facebook e poi ti ha dato una serie di consigli, ma anche apprezzato, direi, no? Quello che tu gli hai fatto ascoltare. Allora, cominciamo da Chiara Tavanti, presidente dell'Arezzo Calcio Femminile. Questo 7-0, al di là insomma del risultato roboante, dimostra comunque che questa squadra è diventata una macchina quasi perfetta, una macchina da gol che è cresciuta tantissimo. Qui intanto già vediamo i risultati dell'ultimo turno che dopo andremo meglio a vedere. Ecco, te l'aspettavi a inizio stagione? Tu sei un ottimista, hai azzeccato praticamente tutte le scelte a cominciare da quella dell'allenatore, ma così bene te l'aspettavi? Diciamo che io sono una sognatrice e a volte i sogni si realizzano, ci è voluto un po' di tempo, però io credo che quest'anno abbiamo avuto la squadra con Massimo che abbiamo sempre sognato. Abbiamo lavorato per 5 anni per avere questa testa delle ragazze e niente, quest'anno è bellissimo, è stato un anno meraviglioso, veramente bello da vivere. Cos'è che per ora ti porti, al di là che domenica potrebbe già scattare la festa, ma se dovessi andare a fissare un punto della stagione che rimarrà un ricordo indelebile, che cosa metti? Ma io sinceramente io guardo sempre gli highlights delle nostre partite, perché io mi fermo sempre quando fanno gol, voglio vedere come si abbracciano. E quelli sono i momenti più belli. Io quest'anno me li sono riguardati tantissimo e ringrazio anche Riccardo perché è veramente un piacere riguardare i nostri lights. Però ecco, io mi fermo sempre a questi abbracci perché sono, dicono tutto. Cioè lo spirito della squadra, sì, cioè quello che c'è al di là. La determinazione, la voglia di vincere, la voglia di dimostrare. Poi devo dire anche una cosa, c'è stato un grande seguito di questa città quest'anno. Io sono veramente contenta che abbiamo conquistato l'amore di tanti aretini, questo è importante, l'amore, sono venuti alle partite e le ragazze l'hanno conquistato con il gioco, sono tornati, io ho tantissimi messaggi da parte di tutta Arezzo, di persone di tutte le età, maschi, femmine, nonni, zii, di tutto, questo credo che le ragazze l'hanno capito fin da subito. E hanno onorato anche questo, che era molto importante. Loro in questo momento non giocano più per loro stesse, ma sanno che giocano per la città. Massimo Tucci, che spesso lo vediamo in questi highlights, perché quando esulta ogni tanto fa capolino sulla telecamera e lo sentiamo anche, è uno dei tifosi, proprio dei primissimi tifosi, oltre che vicepresidente. E allora facendo così un bilancio che ancora è parziale, perché ancora attendiamo la matematica, ma è pura matematica perché sì, siamo a 57, come stiamo vedendo la classifica, 57 Arezzo, Novesi a 47, quindi certo, insomma, è un 10 punti, poi c'è la soddisfazione di arrivare secondi, ecco, quanto ci tenete anche a questo piazzamento alle spalle della Fiorentina? Il secondo posto è un premio, proprio un premio al lavoro che abbiamo fatto negli anni e quello che hanno fatto le ragazze in questi ultimi 2 anni. La squadra è una squadra, come diceva anche il Presidente, la Chiara,
non anche durante le partite, durante gli allenamenti in settimana si allena in un modo che non era mai successo. Molte volte c'è chiacchiericcio, parlano di altre cose, in silenzio, e ognuno ha fatto il proprio lavoro, dal primo all'ultimo. Cioè, è stata una cosa bella anche vedere gli allenamenti, come venivano svolti così. Poi non è che facevano chissà che negli allenamenti, però era il modo, l'atteggiamento giusto e positivo per farli. E quando si preparavano la partita, non è che, ma come sono le ragazze il venerdì, come sempre, hanno fatto un'annata incredibile, sono state affidabili, proprio affidabili, cioè concentrate sempre. Io, proprio una cosa che non era mai successa, io sono dal 2001 sempre migliorate, ma come quest'anno mai. Poi l'ingresso dei 4-9, senza nessuna difficoltà sono entrate nel gruppo, quindi sono veramente contento. Il secondo posto è un premio a loro perché hanno giocato, ma anche a noi, io me lo do anche per noi, perché il sacrificio è stato tanto e arrivare a questi livelli non è facile. Dice, qualche volta uno può dire calcio femminile, è come tutti gli sport, puoi giocare anche a palline, che è la stessa cosa. Qui intanto stiamo rivedendo anche alcune immagini che vi riguardano, sentiamo anche Riccardo, perché c'è stata la bravura, insomma, però c'è stata anche sapere, aver azzeccato poi non solo le giocatrici giuste per questo spirito che diceva appunto la Presidente, ma poi anche le giocatrici che hanno fatto e stanno facendo la differenza. Beh, sicuramente quello è stato un punto a favore della squadra, della società, aver trovato delle giocatrici che sono state in grado di inserirsi bene nel gruppo, ma penso che quando di mezzo ci sia un progetto continuativo come in questi ultimi anni, che crea un'ossatura di ragazze che comunque rimangono sempre nella squadra, anche l'inserimento di giocatrici nuove sicuramente è più facile, e questo aiuta poi nel corso del campionato tutta la squadra e la società, che è stata brava anche a inserire, oltre che figure, oltre che giocatrici, anche figure professionali per affrontare questa Serie B. Anche se è passato qualche settimana, la partita con la Juventus comunque ha creato anche un solco, credo, di vicinanza ancora di più con la città, no? Perché poi se ne è sentito parlare molto di più rispetto magari alle altre vittorie sempre belle, però quella partita, non so anche tu cosa hai provato quel giorno. Beh, sicuramente è stata una grande vittoria per come è maturata nel campo e sugli spalti. Io penso, non ho mai visto in questi 3 anni che commento il calcio femminile una tribuna così piena di tifosi dell'Arezzo, ultras anche della squadra maschile, mi pare fossero presenti a quella partita. Sicuramente ha scatenato molto entusiasmo, perché siamo nelle fasi finali di un campionato e si giocava contro comunque una squadra che si chiamava Juventus nel nome, che poi non è la Juventus che è in Serie A, ma è quella storica del calcio femminile, quindi conta come squadra bianconera, diciamo. Quindi, e poi i ragazzi hanno saputo farsi amare, farsi apprezzare da Arezzo, che sta ricambiando in modo positivo. Assolutamente. Allora, possiamo anche rivedere i risultati di questa giornata, con questo 7-0 dell'Arezzo in casa del Luserna. Per l'Arezzo a segno Baracchi, Verdi, Di Fiore, Carta, tanto per cambiare, la doppietta di Cazzolini, un gol di questi su rigore, e poi Zeghini che ha chiuso questi 7 gol. C'è stata la vittoria del Florenzia 3-1 in casa dell'Amicizia Lagaccio, la Vagnese che ha trovato il pari in casa della Lucchese, e la Novese sconfitta addirittura 6-2 dal Perugia in casa, e questo ha aumentato ovviamente lo svantaggio. La classifica con Florenzia 69, e poi l'Arezzo 57, la Vagnese 51, Novese 47, quindi l'Arezzo in caso di successo domenica, che giocherete con, Presidente? Musiello Saluzzo che è penultimo a quota 13, e quindi sulla carta non dovrebbero esserci particolari sorprese in questo risultato. L'Arezzo potrebbe salire a quota 60 e a quel punto, insomma, la matematica vi darebbe ragione. Avete già preparato un'ipotesi di festeggiamento? Qualcosa stanno preparando? No, sinceramente no. Io... Mi ride Riccardo, non sa già sincera. Qualcosa. Non tu devi entrare negli spogliatoi domenica, no, questo è un protocollo che... Tu ci hai preparato il limoncello. Limoncello, vabbè, già è qualcosa. Però la telecamera bisogna che entri... No, qualcosa deve entrare. Sì, si deve entrare negli spogliatoi, qualcosa. Chiaramente se si può mostrare qualcosa, però vedremo. Qualcosa, però sinceramente, guarda, io non me l'aspettavo.
aspettavo, perché noi dovevamo avere anche, ancora due partite, quindi sì. Già lunedì lui mi chiama, mi fa: cosa facciamo domenica? Io non sono pronta, gli ho detto, siete tutti, non mi dite niente, perché per noi poi Fabio è il primo vero risultato importante che ha ottenuto questa società dopo 5 anni. Questo è un traguardo storico per noi, per tutto il lavoro veramente che abbiamo fatto. Noi siamo partiti da niente e non, nessuno ci ha regalato niente. Sai, un conto è andarsi a comprare la torta sì. Bella, buona, un conto è andare a comprare le galline. E così abbiamo fatto ad Arezzo. Qui siamo partiti proprio da tutto. Quindi io sono orgogliosa, ma... E poi ci tengo a dire una cosa sulla prima squadra. Sì. Io faccio i complimenti allo staff perché... Noi veramente non abbiamo fatto niente in questa squadra. Gli siamo stati semplicemente vicini. Ok, basta. E siamo vicino alle ragazze come a tutto lo staff per qualsiasi cosa abbiano bisogno, perché siamo una famiglia, quindi scuola, lavoro, tutte queste cose. Però devo dire che Marx e il suo staff sono stati eccezionali, veramente eccezionali. Grazie, li ringrazio di cuore oggi. Pubblicità e poi torniamo. Allora, seconda parte di Mondo Amaranto, chiedo a un grande mister come Beppe Fogasassi, che hai commentato di volta in volta, così ovviamente dall'esterno, questa cavalcata, e ce l'hanno fatta, insomma, si può dire. Sì, vabbè, insomma, credo che è vero che le partite bisogna sempre vincerle, e quindi per vincere bisogna giocarle, per cui manca quest'ultimo tassello, ma penso che, come ha detto la Presidente, insomma, il lavoro che hanno fatto, poi dopo noi ogni tanto li vediamo anche allenarsi perché si allenano dopo di noi, quindi effettivamente da vederle da fuori dà l'idea di un gran bel gruppo, e poi credo che poi i risultati siano la conseguenza del fatto che se magari un gruppo lavora bene e sta bene insieme, poi dopo i risultati non tardano a venire. È chiaro che ci vuole un po' di tempo nel calcio, purtroppo la pazienza non è di questo sport. E né di questi dirigenti di solito, quindi fortunatamente loro hanno avuto pazienza, hanno programmato, i risultati arrivano, e quindi facciamo un grosso in bocca al lupo per domenica e tanti tanti complimenti, perché come vado dicendo da un po' di tempo a questa parte, spesso bisognerebbe prendere esempio da come si gestisce le società, anche il calcio femminile. Assolutamente. Grazie. Ecco, Chiara, questa Serie B a girone unico, lo dicevo l'altra volta, è un grande salto, no? Che ovviamente dà lustro a tutta la città, però avrete anche bisogno, poi ci sarà tempo e modo ovviamente per farlo, di programmare, però avrete bisogno anche che la città e chi, o chi per essa, no? Vi metta anche a disposizione, no? Immagino, delle strutture idonee. Guarda Fabio, io dico quello che penso, come ho sempre fatto, e senza fare polemica. Io mi auguro che l'amministrazione comunale si faccia sentire e dia una mano. Se non lo fa, l'Arezzo va avanti comunque, e sono sicura che troverò una città a darmi una mano. Guarda, questa volta sono convinta di questo. Quindi, non so, sicuramente nel cavallo ci saliranno le persone che se lo meritano, come sempre. Io vado per meritocrazia. Quando si vince ci salgono tutti, no. Sul carro. E qui lo decidiamo noi chi ci sale. Bravo. Però veramente io dico questo, che noi ci stiamo preparando veramente a un calcio importante, ma veramente importante. Sabato c'era Juventus-Brescia, c'erano state 3.500 persone a vedere la partita, non c'erano più posti a sedere, la gente guardava da fuori con Agnelli alla rete, quindi ecco, valeva lo scudetto. Valeva lo scudetto, ma non ha vinto il Brescia, quindi è tutto riaperto, è messo in gioco. Io, e sono sicura che Massimo Tucci ce lo trovo, noi siamo pronti con il nostro trattorino, perché chiamiamolo così, io un giorno voglio andare a combattere contro la Juventus, con Arezzo, con le nostre forze anche piccole, non importa, però con quello che abbiamo costruito. Il Brescia ha vinto perché, allora io dico, il mio faro è sempre stato il Brescia. Io ho sempre guardato il Brescia, perché è una società fatta da un presidente che ci tiene, ha sempre fatto lui, non ha un maschile accanto a cui poteva appoggiarsi. La squadra importante a Brescia è il Brescia femminile. Sabato ha vinto perché il Brescia ha una storia.
che in campo non c'è stata proprio storia, però si è visto che il Brescia ci ha messo lo zoccolo duro, ci ha messo il sudore di anni. E comunque faccio tanti complimenti alla Juve, perché tutte le società maschili dovrebbero prendere esempio da lei. Ecco, a proposito di questo, ora ancora è prematuro, anche se il sperando ovviamente che l'Arezzo maschile si salvi sul campo, oggi è arrivato un altro meno 6 e ovviamente era una penalizzazione attesa, può darsi che ci siano dei punti di ritorno, perché c'è un ricorso, ce ne sarà un altro per riavere qualcosa, però certamente adesso qualche ottimismo forse ci aveva fatto dimenticare che arrivava, ecco, quest'altro meno 6, quindi ovviamente noi ci auguriamo che con i playout ci porti sempre le belle notizie. Sì, io ti porto, vabbè, lo sapevi già, dai. Allora, e quindi però al di là di questo, mettiamo che l'Arezzo si salvi e che il tribunale accetti quella che è stata l'offerta degli imprenditori, la Cava e Anselmi. Hai avuto già modo, ecco, di avere un approccio con, in particolare con Giorgio La Cava, su un confronto? No, mi è stato presentato La Cava l'altro giorno, ma dopo la partita con il Siena, quindi giusto una stretta di mano veloce. Io non so chi prenderà questo Arezzo, ma io mi auguro che prima di tutto le cose vadano avanti così, perché forse si sta respirando qualcosa di veramente bello ad Arezzo in questo momento. E io ho detto che nessuno venga a distruggere, quindi io mi auguro che chi verrà, verrà a costruire. Noi come Arezzo Calcio Femminile penso che siamo stati vicino a tutto questo, ci ho messo la faccia, ci ho messo la salute, ci ho rimesso di tutto, però ho fatto tutto quello che potevo fare anche per il maschile, per i settori giovanili, perché laggiù alle caselle ci siamo noi. E però ecco, sono un po' preoccupata, dico la verità, perché però mi auguro che insomma chi arrivi veda quello che c'è adesso e abbia voglia semplicemente di andare avanti, costruire piano piano con onestà. Io chiedo onestà ad Arezzo, semplicemente questo. Aggiungo una cosa, io quando fino a dicembre, dico la verità, parlai l'altro giorno con un allenatore del settore giovanile, non davo una lira agli allenatori dei settori giovanili, del maschile, mi stavano tutti un po' antipatici. Anche lui? No, per partito preso, perché anche io sono umana come tutti, no? Io amo ricredermi e devo dire che io gli ho fatto tanti complimenti, chapeau, perché quello che hanno fatto questi allenatori in questi mesi non l'avrebbero fatto nel femminile. Quindi Arezzo ha un tesoro enorme che è il settore giovanile. Io mi auguro che la prossima persona che venga riparta da lì, ok? Perché noi dobbiamo smettere di mandare i nostri ragazzi a Empoli, a Firenze, da tutte le parti. Quando Arezzo possiamo costruire tanto, e rifaccio complimenti a tutti gli allenatori del settore giovanile, perché non si trovano così. Ma sei preoccupata per lo scenario del tribunale o per il campo? No, per il campo sono preoccupata. Cioè non per il campo, no, per il campo. Io mi auguro che arrivino delle persone che sappiano gestire bene questa cosa e si parlino con persone che sanno fare calcio, scelgano le persone giuste, si dia veramente valore ai settori giovanili, non devono venire dopo. I miei settori giovanili non vengono dopo. Noi siamo tutto uno, ma io senza settore giovanile dove sarei? Non sarei in Serie B oggi, parliamoci chiaro. E Arezzo è una delle pochissime società, noi abbiamo fatto esortire le ragazzine del 2003, è stato bellissimo, mentre ci sono società che la primavera è primavera, la prima squadra è prima squadra. Noi siamo cresciuti così. Per me vedere una ragazzina a 14 anni entrare in Serie B, mi sono messa a piangere l'ultima volta, perché sì, perché è stata un'emozione. Anche perché è una ragazzina che se lo meritava tanto, proprio l'ha fatto con amore, cioè, con quelle gambuccine. Guarda, questo è il mio futuro, Io con questa ragazzina ci ho già parlato, io vorrei già dire, ok, te per i prossimi 4 anni ci dai retta, in tutto e per tutto. Beh, noi ne abbiamo mandati 2 in panchina per adesso. Non me. 2 sono qui dietro. Ma va bene così, Sì, no, andiamo a sentirli. Anche Mister Pavane che che la fa, che ce l'ha portata. Grande Mister Pavane. Sì. Sentiamo adesso invece Riccardo, ecco, uno stralcio di telecronaca che tu hai inviato a Massimo Cabuti, che ogni settimana nella sua pagina Facebook diciamo che fa una sorta di recensione, dà dei consigli ai tanti giovani che vogliono iniziare questo mestiere, quello appunto del radio telecronista, e allora ha scelto tra ovviamente tanti che
gliel'avranno mandata la scorsa settimana, ha scelto proprio la tua, la nostra. Sentiamo allora che cosa ti ha detto. De Blasio, il rinvio lungo, teci di testa, la palla poi verso Carta, arriva comunque in ritardo, De Agostini, invece ha battuto da Terini, ancora Binazzi, ancora Terini, centralmente per Verdi, va a cercare il movimento di Razzolini, attenzione al passaggio, fa un breve per Di Fiore, Di Fiore! Famosa occasione per l'Arezzo, rimane comunque in possesso ancora Razzolini. Eccoci insieme come ogni settimana, oggi prendo in esame le highlights che mi ha mandato Riccardo Buffetti di una sua telecronaca, campionato di Serie B nazionale femminile Arezzo contro Molassana. Allora, cosa dire a Riccardo? Innanzitutto una telecronaca pulita, enfasi giusta nei momenti che lo meritava. Quello che posso dire però a Riccardo, e che vale per tutti, è che bisogna usare e avere una proprietà di linguaggio adeguata, perché, come è successo a lui, un calcio di punizione da centrocampo, lui lo ha chiamato rinvio. Non è un rinvio è ben altra cosa. Oltretutto bisogna fare attenzione. Se, come è accaduto nella sua telecronaca, c'è un palo colpito anche in maniera clamorosa, e bisogna dirlo che è un palo, perché sennò diciamo, sfugge anche a chi sta guardando, ma comunque è un errore. Errori che possono capitare a chiunque, ma noi siamo qui per imparare, per migliorarci, per dare a tutti la possibilità di perfezionare quella che è una passione, è un lavoro della radio telecronaca. Appuntamento per la prossima settimana, inviate il vostro materiale alla mail massimocaputi@dmtc.it, cercherò di accontentare tutti il prima possibile. Alla prossima. Allora, che te ne è sembrato? Beh, è stata un'emozione quando mi sono rivisto commentare la telecronaca da lui, comunque è un personaggio di spicco a livello nazionale, sicuramente consigli che mi porto dietro nel bagaglio culturale, cercherò di farli miei e di migliorare, ancora c'è tanto da fare, sono solo 3 anni che faccio questa cosa per divertimento, tecnista per divertimento, vediamo di crescere insieme e di raggiungere, perché non riuscire a raccontare anche insieme a Arezzo Calcio Femminile altre imprese. E noi ti ringraziamo perché insomma trasmetti tante emozioni con le tue telecronache e sei anche molto migliorato come tutti noi in questi anni, quindi grazie davvero del tuo contributo. Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco. Eccoci tornati, ultima parte di Mondo Amaranto che dedichiamo all'Under 17 dell'Arezzo. Allora, caro Beppe Forasassi, vi avevamo lasciato che eravate in un momento così così, invece adesso insomma, c'è stata questa bella vittoria nell'ultimo turno. Sì, sono state 2 consecutive con 2 squadre pugliesi, Bisceglie in casa e l'Andria fuori, e grazie anche a qualche scivolone di quelli che erano davanti ci hanno permesso di raggiungere il 4º posto. Adesso, come ho detto ieri ai ragazzi, dipende da loro, dipende da noi. Dobbiamo vincere la partita in casa contro la San Benedettese e poi vedremo. Però tanto adesso dobbiamo vincerla, è nelle nostre possibilità, anche se all'andata abbiamo un ricordo brutto perché vincevamo a 5 minuti dalla fine. Ma è quella partita che c'erano tutti quegli espulsi? No, quella era Fondi. Era Fondi. No, era a San Benedetto, vincevamo 1-0 a 5 minuti dalla fine, siamo riusciti, che noi siamo capaci di fare anche questa, a perderla 2-1 e quindi è qualcosa che ancora ci scotta, spero che se lo ricordino domenica quando andranno in campo. Lo ricordi. Tra l'altro giocate, e qui mi devi spiegare però perché... Perché voi avete giocato una parte del campionato alla Nave, poi siete andati alle Caselle, ora giocate a Monte San Savino, come mai? Sì, beh, siamo itineranti. Dunque, abbiamo cominciato sì, alla Nave, come anche perché il nostro è un campionato collegato a quello dei giovanissimi nazionali, quindi dobbiamo giocare, loro giocano prima di noi giochiamo dopo, ma con la stessa squadra, quindi anche i giovanissimi giocheranno contro la San Benedettese. Poi dopo le caselle sono state rimesse un pochino a posto, noi ci allineiamo alle caselle a campo sintetico e quindi io pensavo, ma sempre d'accordo con i ragazzi, che fosse la logica conclusione il fatto che si giocasse nel campo dove ci alleniamo, anche perché le dimensioni sono diverse da quelle della Nave
e onestamente ci siamo trovati sicuramente meglio, questo è sicuro. Tant'è vero che domenica il campo era un pochino più piccolo e gli spazi erano abbastanza ristretti, quindi il primo tempo non abbiamo fatto bene. Per cui adesso c'è un problema burocratico con le caselle per quanto riguarda l'omologazione, credo, e quindi dobbiamo andare a trovare un altro stadio dove possano giocare sia gli under 17 che gli under 15. Il problema di omologazione? Ripiegato su. In che senso? In che senso di omologazione? Cioè, finora ci avevate giocato? No, però è scade. Quindi deve venire, credo, i tecnici della federazione a rifarla nuova, e quindi diranno che sicuramente ci sarà qualcosa che non va, perché per esempio gli spogliatoi del campo in erba non ci sono, quindi credo che questo sarà una patata che passerà alla prossima ventura società. Quindi pur di non giocare alla nave andate a Monte San Savino. No. No, il campo della nave onestamente ultimamente ci ha dato male. qualche problema, quindi abbiamo, diciamo, chi si occupa della logistica è ripiegato sul Monte San Savino, il campo, le misure ci sono, quindi speriamo di fare bene. Dove tu, lo ricordavamo prima di iniziare, hai sfidato Maurizio Sarri all'inizio della sua carriera, tu allenavi il Tegoleto. Maurizio Sarri allenava la San Savino in eccellenza e tu col tuo Tegoleto hai vinto 1-0. Sì, io mi ricordo quella, poi magari quelle altre 10 partite la vinte Maurizio, per cui ricordo quella perché fu l'anno che poi dopo lui vinse il campionato con la San Savino e da lì ha cominciato la sua grande ascesa fino a portarlo ad essere uno sicuramente degli allenatori più preparati e più bravi in questo momento nel nostro vecchio continente, perché non ce ne sono tanti come Maurizio nemmeno all'estero. Infatti forse andrà proprio all'estero, si dice, chissà. Vediamo due o tre possibilità di andare all'estero, credo che una di queste, visto quindi... che adesso mi dicono che abbia anche tolto l'affitto della casa, credo che ha disdetto la casa. Ha disdetto l'affitto della casa, esatto. Quindi penso che, ma io credo che, insomma, che lui vinca il campionato o no quest'anno a Napoli, insomma, penso che abbia fatto il suo tempo. Rimanere sempre un anno in più, ne so qualcosa io, dopo alla fine diventa sempre più difficile cercare di superare l'anno precedente. Quindi credo che, certo, se arrivasse lo scudetto a Napoli sarebbe un nuovo San Gennaro, però credo che onestamente è dura. Vediamo invece i vostri risultati con questa vittoria 4-2. Era passata in vantaggio la Fidelisandria, poi pareggio di Artini, nuovo vantaggio della Fidelisandria con Di Modugno, quindi il pari di Sussi che adesso ci racconterà che gol ha fatto, poi Neri per il gol del nuovo gol dell'Arezzo e quindi il gol partita proprio nel recupero con Artini. Questi sono gli altri risultati. Allora vediamo la classifica, perché è importante vincere. Con la Viterbese a 53, è l'ultima giornata quindi questa, sì, e quindi la Viterbese ha vinto il campionato. Juve Stabia 48, Paganese 45, Arezzo 40, quindi per evitare un sorpasso del Teramo che segue a 39 bisogna per forza vincere. Con Teramo siamo anche in vantaggio per gli scontri diretti, perché ne abbiamo vinta una e pareggiata l'altra. Però non basterebbe in caso di però pareggio. Però credo che il Teramo l'ultima partita là in casa col Bisceglie, quindi dovrebbe vincere sicuramente, per cui noi non dobbiamo e non possiamo guardare i risultati degli altri, ma dobbiamo guardare... Ecco, facciamo l'appello, come lo facciamo per l'Arezzo femminile che gioca alle 15, dove? All'Olmo Ponte, quindi l'appello per i tifosi dell'Arezzo per partecipare a... Noi giochiamo prima. Alla festa. Voi giocate alle 13.30 invece allo Stadio delle Fonti di Monte San Savino. Siccome, dobbiamo dirlo, è l'unica formazione giovanile che poteva farlo, anche l'Under 16 che purtroppo ha avuto un calo nelle ultime giornate, non ce l'ha fatta, siete l'unica squadra che può puntare ai playoff. Allora, Guido Tralci, vieni qua. Allora, come, quindi una bella... due vittorie di fila, quindi... Sì. Simili o molto diversi? Differenti, perché quella contro il Bisceglie è stata una partita abbastanza dominata, vinta 4-0 in casa. Invece contro l'Andria siamo andati sotto due volte
Infatti a fine primo tempo eravamo sotto di un gol, 2-1, poi dopo per fortuna ci siamo ripresi nel secondo tempo e siamo riusciti a superarli e a vincere 4-2. Nessuno ha registrato quello che abbiamo detto fra il primo e il secondo tempo? Sì, sì. Che cosa è successo? C'è stata una sfuriata. Una sfuriata? Sì, chiamiamola così. Da parte del mister. Ma funzionano le sfuriate nel calcio? Ma evidentemente sì. Sono andati dentro, hanno fatto 3 gol. Quindi volava di tutto. Abbastanza. Che cosa non ti era piaciuto? No, non mi era piaciuto l'atteggiamento, anche se, ti ripeto, noi probabilmente per il tipo di struttura di squadra che abbiamo ci troviamo non bene nei campi stretti, piccoli, e magari anche con un fondo un po' sconnesso come è quello della Napoli ultimamente. Ecco perché anche poi abbiamo cercato di ripiegare su un campo come quello delle Caselle, che non è sicuramente Wembley, però perlomeno è, anche se duro, però il pallone rimbalza abbastanza regolarmente. Quindi, ma al di là di questo, l'atteggiamento dell'approccio della partita non mi era piaciuto, e siccome avevamo avuto un'esperienza qualche settimana fa in quel di Siena, che ci era costato una sconfitta meritata, ho pensato che era il momento di dire quello che secondo me meritava. Poi io non è che sono molto diplomatico, ho detto a loro quando ci siamo incontrati all'inizio, io li alleno come se fossero una prima squadra, perché io ho allenato quasi esclusivamente prime squadre, quindi loro non devono nascondersi dietro al fatto che hanno 16 anni, per cui devono prendersi le loro responsabilità. Lui è capitano in questo momento, quell'altro capitano è quell'altro lì dietro, è andato un po' in vacanza ultimamente, quindi per cui devono prendersi le loro responsabilità e assumersi l'importanza delle scelte, e che devono fare delle scelte in campo. Invece poi dopo, quando le cose non vanno bene, ognuno delega agli altri e quindi poi dopo non si va più avanti. Insomma, avete recepito poi. Sì. Recepito. Bene, andiamo allora da uno degli autori del gol. Sussi, vieni. Buonasera. Allora, buonasera. Lui è uno dei giocatori. Buonasera. Allora, è uno dei giocatori chiaramente che, ecco, di quelli che fa la che possono fare la differenza. Allora, te lo descrivo così: è una personalità ingombrante. Ingombrante? In che senso? Nel senso che lui è stato con la Beretti, oltre che essere stato in prima squadra diverse volte. Figlio di Andrea, che tra l'altro ha avuto il piacere di allenare anche se nella fine della sua carriera. Lui ha talento, ha qualità tecniche oltre che atletiche, però ce le dispensa sempre col bilancino. Forse è geloso del fatto che poi magari ti dà tutto questo ben di Dio, no? E quindi lui è stato uno di quelli che fra il primo e il secondo tempo è stato messo a conoscenza del fatto che o si svegliava. Allora, com'è andata questo gol soprattutto? Come l'hai fatto? È venuto un cross dalla destra e di prima, di piatto, sul primo pallo rasterra. Ti racconta quello del cross che veniva da sinistra, però, anche. L'ho sbagliato. Vabbè, comunque, al di là del giudizio, possiamo dire un po' severo del non è severo, anzi è buono. Lui è uno di quelli con cui, insomma, visto che non c'è stato sempre con noi, ho parlato più spesso. Sì. E lui sa che per le doti che ha, sia atletiche che tecniche, ha il dovere di provare a fare il calciatore. Non il diritto, lui ha il dovere, perché sennò sono qualità che vengono buttate alle ortiche. E penso di essere d'accordo con Andrea su questo. Che cosa rispondiamo? Grazie. È vero. Cioè, un grande complimento, sì, ovviamente. Sì. Cioè, lui l'abbiamo visto qualche volta, i grandi colpi, effettivamente. E quindi chissà domenica se ne fai vedere qualcun altro. Lo dicono, speriamo. Grazie. E infine andiamo da... Vieni. Allora, buonasera. Ti chiami? Che non Leonessi. Mi ricordo più. Leonessi, giusto. È quell'altro capitano. È l'altro capitano, che però è andato in bar. Dove sei andato? Penultima partita sono stato espulso e quest'ultima ero fortunato. Per proteste espulso o per falli? Fallaccia. Allora, domenica San Benedettese che ha perso 4-1, quindi vabbè, non vuol dire nulla, però
non ha grandi obiettivi, cioè non ce n'ha nessuno di obiettivi. Quindi, sì, ma non ti regala niente nessuno. All'andata però qualche problema c'è stato. Sì, eravamo in vantaggio, poi come ha detto il mister, gli ultimi minuti abbiamo avuto questo calo. Comunque dai, andare ai playoff è una grande soddisfazione, quindi vediamo di centrare questo obiettivo, no? Ah, sarebbe sicuramente una grossa soddisfazione, anche per come questa squadra è stata costruita, diciamo un pochino, tanto sul quella che era la squadra dell'anno scorso che aveva allenato Alessandro Violetti, erano rimasti però in pochi, una decina. È stata assemblata un po' così in fretta e in furia, poi dopo la prima avvicendamento ai vertici societari dell'Arezzo sono stati mandati via 4-5 giocatori perché onestamente eravamo un pochino troppi, e adesso nel finale della stagione, considerando che la Beretti poi ha finito il campionato un po' prima, che anche i 2002 hanno finito il campionato, abbiamo integrato, diciamo, la nostra rosa con qualcuno degli elementi di sopra e di sotto, anche perché c'erano 2001 nella Beretti e è venuto qualche 2002 di sopra. Per cui credo che sia un buon gruppo anche in prospettiva futura. Però dopo qui si aprono dei discorsi che potrebbero continuare all'infinito. Vabbè. È meglio fermarci alla partita di domenica. Obiettivo quindi tuo personale? Arrivare ai playoff. Bene, grazie. Allora ricordiamo ancora Massimo, diamo l'appuntamento alle 15 di domenica all'Olmo Ponte. Sì. Arezzo femminile per la festa, diciamo così. Facciamolo pure. No, si può fare come ci pare, guarda, veramente troppa fiducia nelle ragazze, nella squadra e tutto. Bene. Aspettano tutti numerosi per festeggiare con noi. Io non c'è scaramanzia che tenga. Mi dispiace. Grazie al vicepresidente Massimo Tucci, alla presidente Chiara Davanti, a Beppe Forassassi, che c'è? Niente, volevo soltanto rubarti 30 secondi per ringraziare pubblicamente sia tutte le persone che hanno pensato alla logistica delle nostre trasferte, perché come sai questa di Andria per esempio, c'era Bisceglie, c'era... E poi un ringraziamento caloroso va ai genitori di questi ragazzi, che probabilmente senza di loro sarebbe stato molto molto più difficile il nostro campionato. Hanno aiutato, possiamo dire, in modo concreto. Vadano ringraziati da parte mia di cuore, perché poi dopo l'allenatore è quello che decide, sceglie, quindi qualcheduno gioca, qualcheduno no, e io posso comprendere che un genitore, per un genitore giustamente viene prima il figlio e poi tutti gli altri. L'allenatore no, deve decidere ed è sempre solo quando decide. Però se non ci fossero stati questi genitori, che tra l'altro formano un gruppo ben amalgamato, quasi come la nostra squadra, sarebbe stato tutto molto più difficile. Quindi l'andare a raggiungere i playoff è un qualcosa che dobbiamo fare anche per sdebitarci con loro. Bellissime parole. Grazie a Riccardo Buffetti, grazie ai tuoi ragazzi. Ci rivediamo mercoledì prossimo.